Ciao ragazzi e benvenuti a questa puntata di Mamma Me Lo Compri. Oggi ho creato una guida totalmente in italiano, step by step, per entrare nella mixed reality con Oculus Quest 2. Prima cosa, cos'è la mixed reality? La mixed reality, come avete visto all'inizio di questo video, è il vostro corpo dentro la realtà virtuale di Oculus Quest o della War in generale. Quindi il vostro corpo sincronizzato con i movimenti, dentro i giochi. Partiamo dal principio, di cosa avete bisogno? Avete bisogno di un computer abbastanza prestazionale, quindi almeno con una serie 1000, 1060, 1070 eh, all'interno, un laptop oppure anche un fisso, avete bisogno di un action cam, di una camera o di una webcam di fascia alta, quindi una webcam di fascia alta significa webcam dai 100 euro in su, eh, consigliabile comunque un action cam, una mirrorless o altri tipi di camera con l'uscita HDMI. Avete bisogno nel caso... Abbiate una mirrorless, un adattatore come questo che trovate su Amazon a 30 euro, questo qua l'ho pagato, no forse anche meno, non lo so, vi lascio il link in descrizione comunque di tutto, che trasforma il segnale video, quindi entrate con un cavo HDMI e uscite in USB e trasforma il segnale della vostra camera in un segnale dati per OBS o i software di acquisizione video. Poi avete necessità di avere una connessione con un router buono, almeno a 5 GHz, quindi sulla stessa rete devono essere collegati Oculus e il vostro computer, green screen come questo, comprato su Amazon, un telo verde, una parete verde o qualsiasi cosa verde o anche blu se preferite, basta che sia uno di questi due colori. E eh, degli stativi per mantenere il green screen oppure appenderlo dove riuscite con le sue clampettine che vi danno in dotazione. E un paio di luci anche cheap, tipo queste qua. Tipo queste qua sono le Newer, ci sono anche più grosse e serviranno perché comunque quando fate il green screen potete sfruttare una finestra, la luce naturale che arriva del giorno. Se è nuvoloso, se c'è del sole diretto ovviamente vi farà degli artefatti, sarà più sovraesposto o meno sottoesposto in alcuni punti, quindi avete bisogno di una luce soffusa completa diurna eh, in modo omogeneo di solito si illumina il green screen con un paio di luci e eh, ci si illumina ci si stacca dal fondo con delle luci di back però non è questo il caso ormai anche OBS riesce per quello che, che può a staccarvi decentemente dal green screen senza avere un setup professionale quindi non preoccupatevi potete farlo eh, a casa settando delle cose che poi andremo a vedere altre cose che avete Bisogno per iniziare, intanto io leggo ragazzi, sono i software. Quindi andiamo nel nostro visore eh, Oculus, andiamo nello store e andate a installarvi Mixed Reality, che è l'app di Oculus apposta, gratuita. Installatela nell'Oculus, step numero uno. Lo step successivo è installare OBS e Mixed Reality che è l'app che va installata sul desktop per permettere la sincronizzazione tra Oculus e il computer per prima cosa installate OBS lo scaricate dal sito lo trovate nel link in descrizione e andiamo a installarlo una volta installato OBS andiamo a scaricare il uh, software per la realtà virtuale mixata quindi qua potete vedere una lista di giochi compatibili con questa modalità non tutto è compatibile sappiatelo componenti richiesti troverete anche qua quello che avete bisogno strumento per l'acquisizione della realtà mista cliccate e andiamo a scaricarlo comunque il link è in descrizione scarichiamo questo ne ho già una copia però fa niente ve lo faccio vedere apriamo da qua lo estraiamo quindi lo tiriamo fuori è già qua e andiamo a far partire il setup ok mixed reality capture onorevole certificato si sì. installate il software Chiudi. lo eseguiamo vi chiederà che piattaforma utilizzate che hardware utilizzate in questo caso Oculus Quest 2 fate partire l'app mixed reality dentro Oculus Quest prima di tutto continuate search for device e lui troverà l'indirizzo IP segnatevelo per dopo mi raccomando tutte e due hardware PC e um, Oculus direttamente sul, sulla stessa rete a questo punto calibriamo la camera e vi mando con un filmato che ho registrato in precedenza. Va bene ragazzi, questa fase ha bisogno di un voiceover. Allora, prima di iniziare voglio ricordarvi di fissare la camera col cavalletto verso il green screen che avrete montato in precedenza. Lasciate tutto fermo prima di configurare um, Mixed Reality. Dovete lasciare la camera impostata che guarda verso il green screen e non toccarla più in questa fase né in quella successiva. Possiamo procedere. Ok, andiamo avanti, scegliamo l'output video e a questo punto apparirà eh, la camera che avete scelto con il green screen. Ricordatevi di non muoverla assolutamente. Vedete i controller azzurri? Ok, ora voi con l'Oculus in testa dovete fare in modo di cercare di prenderli il meglio possibile, ecco, magari non come ho fatto io così di fretta, M con molta calma dovete cercare di calibrare benissimo eh, i controller, questa fase è delicatissima e importantissima per il buon procedimento di tutta la procedura. Adesso vediamo come me la sono cavata, male, male, questa qua. questo era il terzo video che facevo per farvi vedere e eh, l'ho fatto un po' velocemente in realtà, comunque principalmente questo se il visore vi va in stand-by mettete un pezzo di scotch davanti al sensore che è in mezzo uh, agli occhi in mezzo alle lenti così che non vada in stand-by o comunque modificatelo dalle impostazioni perché tende sopra la testa ad andare in stand-by Ricordatevi anche eh, che la posizione di controller dovete utilizzare solo il controller destro e il sinistro in realtà potete anche lasciarlo giù, non, non serve. Questo è solo il controller destro, cl cliccando il grilletto, il trigger. Ok, vedete il tracking, vedete com'è. Ok, ottimo. Più o meno ottimo, ci sarà un po' di lag che poi possiamo andare a correggere in post con OBS, ma questo è un passaggio successivo. Arrivati alla fine dell'installazione di Mixed Reality vi chiederà di installare il plugin per OBS, dovete fare installa e in automatico lui installerà il plugin. Generate il file che avete bisogno per la scena, lo salvate e lo andrete a prendere dopo quando apriremo OBS, ve lo farò vedere. Dovete avere delle accortezze quando andate a inquadrarvi nel green screen. Quindi ricordatevi di non muovere mai la camera. Una volta che avete esportato i dati da mixed reality, non muovete la camera da dov'è. Bene, ragazzi, eccoci nell'interfaccia di, di OBS, eh, allora, cosa dobbiamo fare per andare a prendere e catturare la mixed reality? Innanzitutto iniziamo a creare una scena. Io l'ho già creata scena, quindi aggiungete e fate scena. In questo caso c'è già scena 1, e Ok, dopodiché, andiamo in questo pannello, clicchiamo e eh, cominciamo a cercare Oculus MRC che avete installato in precedenza con il plugin quindi Oculus MRC, lo lasciamo così, tac. ok? Vi uscirà questa situazione. Questo è l'indirizzo IP che dovrete inserire, facciamo, ok, Dopodiché dentro BS si creerà questo pannello metà blu e metà verde, solitamente è sul blu, voi dovete solo spostarlo perché come configurazione avete il 1920x1080, spostate altezza blu solo col tasto sinistro del mouse e fine dei giochi. Dopodiché aggiungiamo un'altra eh, pagina. Un pagina e facciamo dispositivo di cattura video e mettiamo videocamera. Non dovete più assolutamente uh, toccarla da com'è in questo preciso istante. SB3D Video configura il video e qua potete andare su e giù con la luminosità, sistemare delle cose e delle regolazioni anche della fotocamera, ok? Quindi fate ok. Una volta che avete configurato tutto abbiamo. Um, tipo di risoluzione FPS, predefiniti del dispositivo. Io ho messo a 60 FPS. Il dispositivo quindi dovete avere tanti FPS, potete registrare anche a 30 o 25 modalità di uscita audio. Vabbè, lasciate tutto così com'è. Ok, arrivati a questo punto, andate su videocamera e eh, cliccate su filtri, clic destro filtri, potete vedere che qua ci sono dei filtri da aggiungere. Filtri degli effetti, aggiungiamo chiave croma, facciamo green screen, ok. E qui io avevo già settato delle impostazioni, qui dovete giocare, tipo di chiave colore, qui giocate e vedete che andate a eliminare il verde. Ovviamente io ho questi pesetti qua che non sono verdi, come potete vedere, e non me li sta facendo sparire, eccetera, eccetera. Qua c'è il freeze e questo rende un po' opachi anche voi, adesso vi faccio vedere. Uh, in, in real time Cosa succede? Luminosità, contrasto, eccetera, eccetera E via dicendo Poi aggiungete anche Facciamo anche correzione del colore Giusto per correggere un po' Anche i colori Ok Per dare un po' più di contrasto, meno contrasto E dovete aggiungere anche um, Se volete anche la nitidezza Vabbè, fate un po' di prove Chiudi ok come potete vedere adesso io mi alzo e vado verso il green screen e mi si vedrà mi sentite eccomi vedete dovete sistemare un po le ombre sistemate le ombre che la luce la spostate un po capito un attimo e fate un po di prove dovete fare un po di prove sempre dalle impostazioni di prima poi andiamo su oculus mrc filtri aggiungiamo il delay il ritardo il ritardo del rendering e andiamo, scriviamo di lei anche per lui. In ritardo, poi andiamo a vedere eh, cosa, cosa bisogna fare. Andate su videocamera, cliccate con Alt e chiudete chiudete. Chiudete, chiudete. Tenendo premuto il mouse, chiudete questa pagina adesso. Vabbè, qua è un test veloce per farvi capire al volo. Eh? Anche la camera non è proprio messa benissimo, tra virgolette, Ok, vabbè, qua adesso ho i pesi, però lasciate perdere tutto quanto. Cosa succede in questo caso? io chiudo tutto quello che ho intorno e se vado al green screen sarò in questa posizione. Ecco, mi avete creato il vostro uh, green screen praticamente. Benissimo. Importiamo uh, l'ultima scena salvata che era la 4. Almeno la versione che ho fatto appena adesso, la 4. Importate questa versione che è importante, l'avete appena fatta con i punti, l'avete mandata all'Oculus e va importata per fare in modo che tracchi decentemente tutto quanto. Ok, una volta fatto questo, ci rimettiamo uh, l'Oculus, torniamo nella posizione dove eravamo, quindi adesso mi vedete lì dentro, sono sullo schermo blu, prendiamo i due controller e ce li mettiamo momentaneamente. Ok, allora, una volta che siete dentro uh, a Oculus, ve lo dico a voce senza registrarlo, uscite da Mixed Reality Capture, andate su Bit Saber e uh, in questo caso però vi faccio vedere una cosa. Quindi, andiamo su Bit Saber, continua. Dovete andare nelle impostazioni settings mrc e attivare mrc beta io l'ho già attivata la attivate fate ok ci leviamo l'oculus ce lo teniamo in testa però acceso mi raccomando è importante che sia acceso andate in oculus mrc cliccate su proprietà mettete l'indirizzo IP giusto e l'oculus non deve andare in stand-by ragazzi dovete lasciarlo in bitsub perché se uscite dall'area di gioco Vedete che mi va in stand by Invece no Deve stare dentro l'area di gioco Ok Connect E si connette Eccoci qua Ok Adesso è connesso Vediamo un attimo i controller come vanno Ecco la calibrazione deve venire in modo eh, Provatela perché È difficile calibrarli bene subito al primo colpo Ok dovete provare un po' di cose Ora potete vedere che c'è del, del lag, c'è cioè un leggero delay e soprattutto vedete che adesso il controller distante, questa cosa qua ragazzi va fatta in più volte, cioè step by step, adesso ve la faccio vedere così, comunque più la rifate, più ricalibrate, più imparerete a calibrare meglio tutti i controller. Come potete notare è molto in ritardo, no? Vedete è un po' in ritardo, quindi cosa andiamo a fare? Andiamo su. Oculus MRC e filtri, il delay e mettiamo la mia, il mio delay è di circa 80 ms. Voi dovete provarli, ragazzi, dovete provarli perché purtroppo non è per tutti uguale, dipende dal router, dipende da tante cose. Quindi, ecco, vedete, già va meglio. Ok? Vi rimettete il visore. E fate partire bizzarro. Una cosa molto importante per la visuale è dare le spalle. Non uscire, dovete controllarvi. Non uscite dalla riga e soprattutto ricentrate la vista di là. Ma non guardate il monitor, dovete ricentrare la vista guardando di là. Ok. Ora io l'ho ricentrata, dovrebbe essere a posto, eccoci qua. Questa è la visuale giusta. Più vi, più vi ruotate, più vedrete il fondo. Comunque dovete fare un po' di prove. Dopodiché, cosa dovete fare? Dovete uh, semplicemente avviare anche il video interno, quindi dovete registrare anche dall'Oculus, ricordatevi di registrare anche dall'Oculus, e andate a far partire la registrazione anche da, da OBS, che io adesso non, non la sto registrando, cioè l'ho già avviata, quindi non la sto riavviando, l'avevo già avviata per farvi il tutorial, ok? A questo punto della storia, voi se partite in, moda in posizione decente, tipo così, facciamo una prova al volo: la faccio vedere. Questa non la monto nemmeno. Vedete, adesso voi vedrete un po' di delay, un po' di ritardo e via dicendo. Perché non l'ho configurato perfettamente. L'ho configurato perfettamente nei video di test che vi ho fatto vedere all'inizio del video. Ok, ragazzi, quindi. Uh... Eccoci. Vabbè. Vabbè. Avete capito come funziona? Adesso. Ora. Stacchiamo tutto. Per quanto riguarda OBS, potete andare a smanettare nelle impostazioni come vi ho fatto vedere nel video precedente. Trovate il vostro mood giusto. Trovate le vostre impostazioni, perché ognuno ha le sue in base alle luci, in base alle dinamiche, in base allo spazio che ognuno ha, in base anche alla camera. Altre cose importanti sono: ricordatevi di registrare internamente i video in Oculus. Ricordatevi di far partire il REC su OBS Studio, come vi ho fatto vedere nel video, perché se no, se vi dimenticate, poi non potete vedervi. Altra cosa importante, la vista miratela e settatela con il tasto home tenendolo premuto perché altrimenti vedrete solo una porzione di gioco e voi ve volete vedere una buona angolazione anche in Bit Sub. Altre cose da sapere non ce ne sono. Eh, a parte che non registra l'audio su OBS preso dall'Oculus, non so ancora perché non mi streama l'audio, però forse è un'impostazione che ho sbagliato io. Se lo sapete scrivetemelo nei commenti. Io prendo l'audio direttamente dal, eh, dal video interno e poi lo monto con un programma di editing su bitsaber comunque faccio tutto questo passaggio con premiere potete usare qualsiasi software anche sul cellulare volendo per fare questa piccola modifica um, se avete altre domande rimango a vostra disposizione potete scrivermi nei commenti se mettete un like se vi è piaciuta la guida state con noi e ci vediamo alla prossima puntata con una nuova guida spero se no con altro che riguarda oculus